Ciao, quella che vedete alle mie spalle è Matera, ma questa è una storia che scoprirete la settimana prossima. Il video di questa settimana invece è atipico e si svolge principalmente nel weekend. Buona visione. Martedì. L'avete detto voi. Oggi è martedì. Oggi è giornata di videoclip. Siamo a uno skate park. Scusi, ma lei chi è? Io? Io? Ma chi è? No, vabbè. Ma come l'abbiamo trovato? Sto passando un brutto periodo della mia vita, va bene? Guida solo. Siamo pronti. Michael, facci vedere come sei bravo a montare la macchina da presa. Cosa c'è lì dentro? Questo è il professionometro. Misura la tua professionalità. Siamo toccati. Lo vedete quello lì? Questo coglione qui che si sta avvicinando con questa palla? È proprio lui, eh sì, è lui. La mia luce morbida. Stiamo cercando il richiamo di Roma in questo momento. Si va in giro e si aspetta che le vie ci ispirino. Perché Roma è bella, guarda che bello che è. Eh? Lo sa sentì che è bello? È bello! In effetti è un film horror qui, eh. Yeah, troppo horror, ciao. No. A me piaceva. Facciamo, giriamo? A voglia. Motore, partito. Azione. Stop. Ed è... azione. Vedi figliolo, quelli sono dei topi. Quelli che te mangiano. Senti, 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 che dite? Va bene, ma siete contenti? Sono contento. È mezzanotte e mezza, noi siamo un po' stanchini. Domani c'è la vera stanchezza. Mercoledì, girare fino alle 5 è problematico proprio per la salute umana. Il devasto, sono finito. E adesso quindi vado a girare. Perché anche oggi si gira di notte. Adriano, tu ami girare di notte, giusto? Ammazza! Uno dei nostri primi lavori insieme è stato fatto di notte. Di notte? Freaks. Sì. Tu eri il fonico di Freaks. Madonna, sì. Possiamo chiedere alla regia di offrirci un contributo di te, fonico? Cosa pensi di questa esperienza? A te penso che Facebook sia la rovina della società. Del girare in esterni con la strada, le macchine. Come al solito, una merda. Bello, no? Comunque, siamo qui davanti a questi murales di Satana. Noi sfrutteremo queste immagini demoniache per dare un tono. Tiè, guarda che bello. Cosa fai? Ah, dai il 5 al demonio. Abbiamo finito. Prime riprese. È andata. Venerdì è adesso che inizia il momento che mi fomenta di più di questa settimana, perché sto preparando le cose per partire verso Milano. Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Ciao, piacere Matteo. Ciao, piacere. Siamo arrivati. Ora vi spiego perché siamo qui. Allora, noi non siamo proprio a Milano. Siamo a Cardano al Campo. Sono 40 minuti da Milano. Siamo per partecipare a un evento organizzato dal Pixel Photo Club, che è questo gruppo di fotografi, fotoamatori, fotofacenti. E noi saremo lì per raccontare un po' quello che facciamo. Ma prima di tutto ci hanno proposto di fare un giro per i laghi. La particolarità di questo luogo in cui dormiamo è che i letti sono... Domani mattina, grazie al Pixel Photo Club, faremo un fantastico giro dei laghi. La sveglia sarà impostata alle ore... tu madre e mezza. Guardami la mia madre! C'è questo esercito di fotografi e videomaker. Ognuno si è portato 100 attrezzature. Quando ho iniziato con Pixel Photo Club, la mia idea, tra le altre, era anche quella di far scoprire alle persone veramente le meraviglie di Varese, della zona, i laghi, le colline, posti nuovi fighissimi da fotografare. Marco, è il momento che tu diventi videomaker. Sì. Vieni. Fallito! Andiamo? Andiamo. Che vuoi fare? Lo vuoi mandare? In faccia a Marco Cioni. Filmalo, filmalo che ti sta sfidando. Brivida ma divido. Aspetta, stai così Marco, stai così.
provo ad arrivare lassù. Sul ramo, ci provo, aspetta, te la lascio a te. Qui c'è un Matteo Bruno che sta per morire. Ok, ce l'ho. La questione fica di fare un'uscita del genere con tutti i videomaker e fotografi è che non devi stare a spiegare: scusate ragazzi, mi fermo un attimo, faccio un video, faccio una clip, perché loro lo sanno, stanno peggio di me loro. Quindi grazie Pixel Photo Club, avete veramente regalato un momento di nerdaggine schifosa ma molto apprezzata da parte mia. E poi c'è Marco Cioni, prova a fare anche lui il poeta ma con scarsi risultati. Che sta a fare poeta? Non ho visto, che stavi là pizzata, riprende l'acqua. Stanno decidendo dove portarci come seconda location di oggi. Che noia, pare, sono solamente cascate, paesaggi meravigliosi, boschi. Dove ci stiamo dirigendo? Sacromonte. Là sopra praticamente c'è un albergo, proprio su quella parte là che adesso è abbandonato. È un albergo bellissimo. Beh, ci porti lì adesso? Ti porto lì, mi sto a portare lì. Fissa totale. È partito l'embolo, che è successo? Sei impazzito? Lo slow motion delle foglie. Ah, in bocca, zio! Allora, c'è questa questione. Marco Cioni, da quando ha saputo che stavamo andando a vedere un albergo abbandonato, ha iniziato a sentirsi Human Safari. Bella raga, adesso stiamo andando a visitare questo hotel abbandonato. Zio, non ci somigli, non fa così. Così possiamo fare le visualizzazioni. Certo, certo. Posso poi andare in India. Scusa Nicolò, è un coglione, mi dispiace, bella, è andata raga. Così. Bella raga. Salgo. Cazzo, è bello, eh? Vieni qua. È finita questa escursione, adesso dobbiamo tornare nei panni delle persone idiote e andare a raccontare che cosa facciamo nella vita. Io spero sempre ci sia sempre lui sì. Che un giorno sia che si alza e fa: no, basta, non è vero! Momento di pausa, ci diamo una lavata e poi andiamo all'evento. Il gran... Marco Cioni si sta facendo la doccia. Versi femminili. Siamo arrivati. Ehi, che luce. Ciao. Cioni, stai impazzendo. Il piano adesso è che ci nascondiamo qua dietro la tenda e rimaniamo qua per un'ora. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Signore e signori, cane secco e la Slim Dogs. Ciao. È necessario poi che... Scusa. Scusa. Spaventati, dici qualcosa. Dai, un po' di azienda, certo, dovevo dire. L'avete sentito? Che cos'è? Una racchetta da tennis. Sono dei fiori molto lenti. Zio è una... Non ci dà questa cosa. Hai capito? È meglio dei fiori. Senti, guarda. No, vabbè. Mio Dio. No. No, vabbè. Ragazzi, è un'accetta personalizzata. Li fai tu. Pixel Photo. Sei il mio eroe della vita. Come ci torno io a Roma con questo treno? Lo sai che prima o poi ci arrestano, no? No, questo no. Tipo di cose. Bello. Qui è il sindaco. Bellissimo. 3, 2, 1. Sistemare!
Allora ragazzi, lui si chiama Francesco, giusto? Quanti anni hai? 12. Ok, ha con altri due suoi amici una web radio su YouTube e trovate il link in descrizione. Andateci, iscrivetevi tantissimo perché fanno troppo ridere. È stato molto figo, però adesso la giornata è finita, quindi passiamo a... Domenichi! Adesso noi saremo qui in carboglio sul prato fino alle 6. Oggi Marco Cioni si è svegliato specializzandosi nel suono dell'aspirapolvere. Stavo preparando. Grazie. Ciao, ciao. È stato veramente un piacere. Grazie di tutto. Grazie mille ragazzi. È giunto il momento di salutarci. Grazie di tutto. Grazie. Un bacetto. Grazie. Abbiamo il treno fra 2 minuti, quindi dobbiamo tipo correre come i pazzi. Come sei agile tu col tuo trolley leggero? Quindi grazie al Pixel Photo Club per l'ospitalità, è stato bellissimo. Ora una cosa importantissima: mercoledì ci vediamo col primo episodio di una nuova serie di video che per un mese ci accompagnerà su questo canale. Vediamoci lì, me ne vado. Rovini il cinema.